allora queste due tensioni, tutte e due si sentono in Leopardi, cioè non esiste una cosa senza, cioè dire che Leopardi è un pessimista è una cosa che non significa niente, Leopardi non è un pessimista, Leopardi anzi trasmette e insegna proprio invece la straordinariamente attaccamento alla vita, alla, cioè una foglia che si muove, qualche cosa capace di muovere l'anima di Leopardi, dovrebbe essere qualche cosa capace di muovere l'anima di noi tutti sempre, no? Cioè in ogni momento. Questo vuol dire che farsi illusioni su cos'è la vita, su cos'è la storia, Leopardi non si fa illusioni né sulla storia, né sulla vita, né sul destino degli esseri umani e così via, ma sa cos'è la vita, proprio per questo non si fa illusioni, è una contraddizione. Cioè è stato, credo, uno degli elementi e uno dei cuori più capaci di andare proprio in profondità, no? Nell'animo umano. Allora, questa voce certo guidava noi credevamo, per il film leopardiano, diciamo, come sguardo sulla storia. E quindi quando il film uscì, ero al direttore a Torino, da poco, e volli mettere in scena le operette morali come testo in teatro. E, altra scommessa, quando proposi questo spettacolo, non lo prese nessun teatro italiano, cioè, la gente era terrorizzata dall'idea di portare le operette morali a teatro. Invece le operette morali sono, adesso non voglio dilungarmi eccessivamente, però sono, a parte uno dei grandi libri, cioè bisogna sempre pensare che Operette Morali, la prima versione, la prima edizione di Operette Morali esce nello stesso anno la prima edizione dei Promessi Sposi, sono due libri capitali, solamente dei Promessi Sposi, chiaramente il libro di un grandissimo scrittore cattolico ed è un romanzo, Operette Morali è, diciamo, un libro di una stranezza totale, quindi diciamo già nella forma è difficile, diciamo, imbrigliarlo, di uno scrittore ateo, lo dico, mi è costata una polemica violentissima con diciamo, delle parti, però diciamo, lo dico per Giacomo, cioè voglio dire, era ateo e questa è una cosa che non deve levare nulla alla sua, anche alla sua, anche alla, al suo senso spirituale, che era enorme. Perché non è che un ateo non senta la natura, non senta lo spirito, non senta il mistero. Quindi, però ecco, diciamo, ancora oggi obbligare Leopardi a una lettura, diciamo, redenta dal punto di vista cattolico significa fargli torto. Ecco, quindi diciamo chiaro che era un romanzo stranissimo e contropelo, che infatti, come si racconta nel film, diciamo, gli costò non poco, insomma, ecco, diciamo, una delle grandi delusioni della sua vita fu la mancata assegnazione di questo premio, che sarebbe stato molto importante per lui anche da un punto di vista proprio della vita economica, insomma, sarebbe stato risolutivo. E quindi però la sfida fu vinta anche in quel caso, cioè Operette Morali fu uno spettacolo che ebbe un successo enorme, l'anno dopo poi l'abbiamo portato in tantissime città italiane, dovunque, ha fatto, diciamo, proprio record di incassi e così via, e lì appunto si sente che Leopardi aveva una vocazione teatrale, e che leggendo le cose sui giovanili si capisce molto bene, ma comunque qualche cosa che attiene a lui, insomma, lui è una voce, è chiaro, era frenato da un corpo malato, no? Quindi diciamo, però aveva c'era un senso di proiezione sulla scena, no? E del resto lo stesso senso dialettico che c'era in lui, questo senso del dubbio.